Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona serata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È approdata in Consiglio Comunale a Torino, riunito per l'esame del rendiconto sulla gestione 2021, la vicenda del figlio 18enne del direttore generale di GTT Gabriele Bonfanti, filmato alla guida di un bus del servizio pubblico. Fratelli d'Italia chiede che sia accertata la dinamica. È stato condannato a 26 anni di carcere Giuseppe Cauchi, 54 anni, imprenditore originario di Gela in Sicilia, a lungo residente in Lombardia, processato per un omicidio commesso in Piemonte, quello di Matteo Mendola, 32 anni, anche lui originario di Gela, ucciso a colpi di pistola nei boschi di Varallo Pombia nel Novarese il 4 aprile 2017. In primo grado il 22 novembre 2019 Cauchi era stato assolto. Domani l'ultima messa in Duomo di Nosiglia, lascio una città senza idea di futuro, sul lavoro troppi appelli inascoltati. L'arcivescovo di Torino, che sta per passare il testimone al successore re, Repole, annuncia: resto a vivere qui e poi ripercorre gli anni da guida spirituale dei cattolici torinesi, la visita del Papa, il momento più bello. Verso le elezioni comunali del 12 giugno salgono a 8 i candidati sindaco per Cuneo e Franco Civallero, l'uomo del centrodestra. La TAV, completati in Francia i primi 10,5 chilometri del tunnel base, cerimonia a Saint-Martin-la-Porte, l'assessore Virano, una grande soddisfazione. Inaugurata oggi la WordPress Photo Exhibition a Torino fino al 18 settembre, alla GAM le immagini del concorso di fotogiornalismo. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.